c'è un'operazione che chiaramente sta avendo molto clamore a livello mediatico, anche internazionale e mondiale, cosa vuol dirci di Samuele? Io a volte vengo rimproverato per essere quello che con Stefano non riusciamo a comunicare, a volte certe notizie che mediaticamente potrebbero avere un interesse, no? Però il nostro sforzo è sempre quello di navigare in silenzio, al buio, per cercare di poi finalizzare quelle per le quali abbiamo un interesse. Ed ecco perché poi quando si arriva che una notizia viene fuori, capite per quale motivo il nostro sforzo è quello di fare in modo che non esca una notizia, che l'idea non venga fuori, perché se viene fuori tutto si copre. Noi lavoriamo su tante idee e andiamo sempre a vedere quale, sempre in silenzio, all'ombra o al buio, di vedere se è possibile finalizzarla, però a volte succede che qualche idea viene fuori. E non so che quando viene fuori, appunto, poi può succedere, che, con la possibilità anche di alterarsi quell'idea, perché ognuno quando esce fuori e quando, come in questo caso, non la vuoi smentire, mi sembra giusto che poi nel non confermarla, nel non smentirla, qualcuno può risentirla. Noi non vogliamo mai che qualcuno se ne risenta e gli venga mal di pancia, noi ci teniamo ai media, quindi cerchiamo di portarli sempre nella direzione non sbagliata. Per cui quando ci mandiamo non la confermiamo né la smentiamo, però quello è il momento dove quando si esce il nostro rischio è maggiore, perché poi ognuno di voi, per far vedere che ne sa più di un altro, comincia a uscire con delle situazioni dove a volte non rispondono alla realtà. Noi nel non smentire questa notizia così importante, perché voi poteva anche, si può anche finalizzare, non potevamo dire no, non è vero, si va a concretizzare, non vi avremmo aiutato. Noi cerchiamo sempre che tra noi e voi ci sia, come noi cerchiamo di aiutare voi, voi a volte dovreste cercare di aiutare noi, e quando lo facciamo, come in questo caso, di aiutare voi a non smentirla, poi tutto può succedere. Quello che dice domani arriva, domani non arriva ore, quell'altra cosa ama quello si è incontrato lì, quell'altro si è incontrato là, uno cerca di dare più notizie possibile per renderla più credibile e per far credere anche che lui ne sa più di lei. Io continuo a dire, e rispondo dentro nel mezzo della domanda, che è una trattativa che noi non abbiamo smentito, è stata un'idea come tante altre idee ci vengono in mente per poter fare in modo che in questo mercato di fare noi il massimo sforzo. E una volta non smettita, è logico tutto debba essere detto nel modo in cui avviene. È una trattativa, e come tutte le trattative, fino a che è considerata trattativa, io considero ancora una trattativa, tutto può succedere. Alessio Amato, Calcio Reggio. Avanzando di settore a centrocampo, era stato fatto un forum che aveva anch'esso, insomma, risposto a grande clamore, anche mediatico, anche fuori dall'Italia, quello di Norman, che poi ha creato ovviamente un dispiacere, credo anche nel comparto tecnico, perché poi ci sono state delle circostanze extracampo che l'hanno fatto saltare. Ci può dare qualche dettaglio in più sulle motivazioni e poi dirci un punto nel ruolo come vi state muovendo? Grazie. Dice in più un dettaglio, perché il comunicato era veramente chiaro, limpido, dove non lasciava nessuno adito a
commento, se non quello di ribadire che alla luce di certe considerazioni da Itecce e da Gasso, alla luce anche di una documentazione che al 99,999 poteva andare bene, però c'era anche la possibilità che quel 0001 poteva andare ad essere impugnato per poi magari pure avere ragione successivamente, per non avere poi ragione quando o non ragione quando i tempi non avrebbero garantito a Lecce di poter, in caso di che fosse stato negativo quel 0001, o al ragazzo abbiamo pensato che era giusto fare quello che abbiamo fatto, l'abbiamo in maniera chiara e esplicita dato nel comunicato. Quella era un'idea, anche come ho detto, noi con Stefano stiamo lavorando, l'abbiamo anche detto più volte qui, con le idee molto chiare, con le nostre risorse, ma con le idee chiare. Quindi perché? Perché il nostro sforzo mira ad essere, a dare il meglio, perché il Salento merita che noi diamo il meglio come sforzo nostro sul mercato, e quando c'è, come succede di poter cogliere delle opportunità in un reparto dove già siamo ben equipaggiati e dove è tutto migliorabile nella vita, anche se c'hai il meglio del meglio, c'è sempre ancora il meglio del meglio, però per quello che noi possiamo mettere in campo pensiamo di avere un centrocampo all'altezza della situazione, perché è un centrocampo ben assortito tra calciatori che sanno difendere, tra calciatori che sono anche propositivi. E quindi sono stati mostrando questo inizio di campionato, e poi quello che serve a Lecce non è come a volte tempo. A Lecce serve il lavoro, serve che sul campo adesso una squadra dove è stata cambiata tanto, per cercare di essere più vicini possibile alla realtà della Serie A, questo molto, moltissimo abbiamo fatto, non posso dire che abbiamo fatto molto, abbiamo fatto moltissimo dopo l'acquisto di anche nel reparto difensivo Calzettini, che lo ribadisco, anche se perché qualcuno può far sembrare che arrivino, non so, qui possono pensare che possa arrivare, ma noi ci sforziamo, come detto, di fare il meglio di quello che possiamo fare. Sedini non è uno qualsiasi, è un giocatore che è stato portato in grande dalla Roma, pagato 10 milioni di euro, e il Verona l'ha acquisito a 7 milioni di euro. Abbiamo preso nel suo ruolo, nel ruolo difensivo, un altro difensore che abbiamo annunciato che è proprio Cicci, e quindi non ci dimentichiamo che abbiamo calciatori come Dermago, che la Serie A, quando l'abbiamo presa, l'ha fatta col Parma da titolare e con la salvezza. Quindi voglio dire, abbiamo preso Falcone nel reparto difensivo, abbiamo tenuto delle risorse importanti come Cendrei e come Gallo, quindi preso Frabotta, quindi voglio dire, abbiamo lavorato in ogni settore, come ho detto prima al centrocampo, come l'abbiamo fatto sull'esterno con la Messa di Francesco, come l'abbiamo fatto con gli attaccanti centrali, con un capocannoniere del campionato svizzero, campione con la sua squadra del campionato di una nazione che è andata ai mondiali. Quindi il nostro sforzo lo stiamo facendo. Il mercato è imprevedibile, se ci sono delle opportunità dobbiamo tenerci pronti a cogliere, ma questo non vuol dire che noi moltissimo abbiamo fatto, soltanto in pochi mesi. Questo sia in entrata ma anche in uscita, perché tenete conto che oltre le 16 circa operazioni che ho fatto in entrata, ci sono state anche 15 operazioni in uscita, oltre il lavoro che è stato fatto anche con la primavera nel settore giovanile.
Ultima domanda, Carmen Tommasi Cadelari. Dopo questo mercato bello ricco e propositivo, alla fine di questo calciomercato estivo potrebbe arrivare una ciliegina sulla torta in attacco? In attacco siamo, penso che le ciliegine sono già arrivate per prendere un calciatore come si sta a portare essenzialmente un titolare nazionale del 21 come Colombo, avere una potenzialità come penso, non credo che potremmo sentirci veramente soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Anche queste uscite stanno dimostrando che si è un calciatore che sta dimostrando di avere un potenziale importante. E sugli esterni abbiamo preso due calciatori, un nazionale come Banda, abbiamo preso un calciatore come Di Francesco in attacco sugli esterni, che l'anno scorso è stato un protagonista in Serie A con 5 gol e tanti assist nell'Empoli, che si è salvato. E poi ditemi che cosa volevamo in pochi mesi, rivoltando tutto, tenendo il meglio come Strepezza, come Giumanna, come Fermato, come Cimbrei, come Gallo e come altri, come Puglia, che il ragazzo speriamo che non gli succeda che gli arrivi una piacevola così inaspettata. Penso che sia un Lecce dove adesso c'è soltanto bisogno del lavoro e crescere attraverso il lavoro. Però non deve conto che il mercato è prevedibile, però io credo che questo oggi, come il Lecce adesso, è un Lecce che può giocarsi le sue parti. Bene, ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo